Signor Grazioso, lei ha mai sentito parlare o conosciuto una persona soprannominata Colluccio? Sì. Conosce il nome, il nome della persona in questione? Sì. Lo può indicare? Salvatore Santapao. Sa se questa persona è inserita in qualche organizzazione malavitosa? Sì, con Santapao l'ha benedetto. Lei l'ha conosciuta personalmente questa persona? Sì, sì. Può indicare alla corte in quell'epoca l'ha conosciuta? Ma anche lui di vecchia data lo conosco, come gli altri, l'82, 83. Ha avuto rapporti per affari attinenti alle vostre organizzazioni con il Santa Paola Salvatore? Sì. Può indicare quali e in che epoca? Io ho fatto un omicidio con lui. Quale omicidio? Quello del fratello del pentito Pietro Rendelli. In che anno è stato consumato questo omicidio? Signor Grazioso, se potesse parlare un po' più forte. Sì. Deve ripetere. Il fratello del pentito Pietro Rendelli. In che anno venne consumato questo omicidio? Mi sembra nell'88. Le ragioni di questo omicidio? Ma perché il fratello era collaboratore di giustizia, c'era stata questa pressione che sapevamo che questo qui aveva dei parenti, e per questo motivo. Chi deliberò la consumazione dell'omicidio? Ma l'organizzazione di Santa Paola dei Preferenti erano tutte a conoscenza di questo fatto, però io... Sì, prego. Io la pressione per fare questo omicidio l'ho avuto da Piero Puglisi. E il Puglisi le precisò le ragioni o le diede qualche incarico preciso in merito? Sì, sì, l'incarico di uccidere questo qua, perché Piero era stato carcerato per le dichiarazioni dei Rendelli, proprio una cosa che l'aveva con lui. Sì. Dice, questo gliela dobbiamo fare pagare, ci ammazziamo il fratello. Senta, lei ha detto che lo sapevano tutti, però ha aggiunto poc'anzi il Piero Puglisi ce l'aveva con lui, quindi sembrerebbe quasi una ragione personale. Se potesse chiarire. Ma personale erano, io ero un fratello di un collaboratore, perciò questa cosa è data, c'era allegria quando è successo, perché non è che c'era dispiacere. Perciò erano tutti d'accordo per commettere questo omicidio. Io personalmente sono stato incaricato per vedere dove abitava questo qui. Salvatore Colluccio lo conoscevo bene, è stato lui a indicarci l'abitazione dove lui abitava, dove lui lavorava. Perché venne scelto il Salvatore Santa Paola per la consumazione di questo omicidio? Vi era una ragione particolare? Ma quello che ho detto poc'anzi, lui sapeva dove abitava, ce l'ho fatto conoscere, lo conosceva bene e poi anche lui è voluto partecipare per questo omicidio. Senta, lei ha commesso altri reati insieme al Salvatore Santa Paola? No, no. È capitato, lei quanti omicidi ha commesso, Grazioso? Ma io sono stato presente, che l'ho fatto 6-7. Cosa vuol dire presente e l'ho fatto? Perché un ragazzo l'hanno ucciso, io ero presente, l'ho lasciato che ancora era in vita, però ero lì presente. Per questo dico ero. Gli altri sono stato sempre presente. Lei ha citato l'omicidio del Rendelli. Sì. Ve ne sono stati altri in cui lei ha avuto un ruolo, dicevo, altri omicidi, unitamente ad esponenti dell'organizzazione del Santa Paola? Ma quello che ho detto con Ducci, con Claudio Semperi, un altro che c'era, Alfio Semperi, con Piero Puglisi, sempre verso la zona di Zafferana, mi sembra Fleri, la zona era. Chi era la vittima? Non mi ricordo il nome. E la ragione di questo omicidio? Ma questo qua era un tipo che parlava male della nostra organizzazione, c'era un ragazzo che lo conosceva. All'epoca ce lo portò dove era la ditta di Malpassoto,
l'abbiamo prima picchiato e poi con... ci abbiamo fatto capire che lo accompagnavamo verso casa perché era di quelle zone. E invece in questa contrada, mi sembra, Fleri, l'abbiamo ucciso. In che anno venne consumato questo omicidio? Ma se non ricordo male, 83, 84. Senti una cosa, Grazioso, ve ne sono stati altri di omicidi in cui ha preso parte... Io? Qualche, oltre lei, qualche esponente dell'organizzazione del Santa Paola? No, che ricordo no. Ha commesso altri reati allora con il Salvatore Santa Paola? No, no. Sa se il Santa Paola Salvatore fosse inserito in qualche gruppo dell'organizzazione del Santa Paola, in qualche gruppo in particolare? Ma il gruppo specifico non lo so, lui era sempre vicino al cognato Salvatore Amato, però non lo saprei dire con quale gruppo era. Senta, lei ricorda se lei personalmente o comunque esponenti della vostra organizzazione hanno posto in essere attività economiche con esponenti dell'organizzazione del Santa Paola? Sì, però lo so così vagamente. Piero aveva... avevano fatto, non lo so se era un tipo un ingrosso, vendevano orologi, so che c'era, era in società Piero Pugliese, era in società con Enzo Santa Paola, però no, non lo saprei specificare, l'ho sentito così questa cosa. Enzo Santa Paola chi? Il figlio di Salvatore. C'era anche Maurizio Zuccaro in società. Senta, lei ricorda se la sua organizzazione o l'organizzazione Santa Paola aveva interessi nella base militare di Sigonella? No, non lo so. Lei conosce la Mastra Carmelo? Mi sembra di sì, però non me lo ricordo. Il nome lo conosco, però non me lo ricordo. Senta, io ieri sono mancato, le volevo chiedere, forse le è stata posta la domanda, per questo eventualmente la ripeto. Lei ha mai conosciuto o sentito parlare di tale Pesce Francesco? Non mi ricordo se si chiama Pesce, se è fratello di Effio Pesce, questo qui no, non so essere sicuro. Se questo lo conosco. E questo Alfio Pesce che cosa fa? Questo Alfio Pesce aveva la Faes, Faes e Mister Bianco, questo l'hanno ucciso. Tu Disco Santo lo conosce? Non mi sovviene chi è. Tu Salucio? Sì. Lo conosce personalmente? Sì, sì. Lei forse ne aveva parlato ieri con riferimento alla posizione del Madonia, quindi eventualmente riferisca su notizie diverse da quelle già rappresentate ieri. In che epoca l'ha conosciuto il Tusa Lucio? Ma verso l'88, 87, non mi ricordo di preciso, però lo conoscevo di fuori. Poi l'ho rivisto anche in carcere. Senta, sa se il Tusa Lucio fosse o meno inserito in qualche organizzazione malavitosa? Con lo zio, però non so essere sicuro. So che era con lo zio Madonia, Pippo Madonia. E sa di cosa si occupasse nell'ambito dell'organizzazione?
So che questo ha avuto rapporto con Piero, con Claudio Semberi inerente a droga, però non saprei specificare più dettagliatamente. E senta, queste notizie come le conosce? Li conosco perché ne abbiamo parlato con Piero, ero presente quando Piero parlava con Claudio, che dovevano dare dei soldi. A chi? A Tusa, e senta, a Franco, Francesco loro lo chiamavano. Ma senta, lei conosce, io le avevo chiesto di Tusa Lucio. Ah, Lucio, mi scusi, avevo confuso. Lei innanzitutto... No, quello che ho detto è riferimento a Franco. Allora, lei sta parlando sostanzialmente di Francesco Tusa. Sì, quindi sì. Conosce personalmente Francesco Tusa? Sì, sì. In che epoca l'ha conosciuto? Gli anni che ho detto precedentemente. Quello che ho detto era riferimento a Francesco, avevo fatto confuso. Mentre il Tusa Lucio lo conosce? Lo conoscevo così di vista, però non avevo mai sentito parlare, non avevo avuto mai rapporto questo qua, però lo conoscevo come persona, l'avevo visto in intervista. E sa se il Tusa Lucio... So che anche lui era con il zio, però no, non saprei di essere preciso. Senta, mentre i discorsi attinenti allo stupefacente, in che epoca si sono avuti con il Puglisi o in che epoca li ha sentiti? Ma nell'80... '90, '91... Senta, e chi doveva avere i soldi? Lei stava riferendo di un discorso fra il Samperi, diceva, e il Piero Puglisi. Sì. E i soldi chi li doveva avere? Lo dovevano dare a lui, a Francesco. Cioè, chiedo scusa, la fornitura, la droga, chi la doveva dare? Tusa l'aveva dato a loro, a Piero e a Claudio Samperi. E dovevano dare i soldi, la droga l'aveva data a Piero gliel'aveva passata a Claudio. In sostanza loro due erano indaffarati a recuperare questi soldi che lo dovevano dare a Tusa. Tutta la passa precisa non lo so, però l'ho sentito dire che dovevano raccogliere questi soldi e che ce lo dovevano dare a Tusa. Sa se poi vennero raccolti? No, non so niente, non lo so. Sa a che tipo di fornitura facessero riferimento? No, se era cocaina o eroina non lo so. E questo è capitato una sola volta o è capitato anche in altre occasioni di sentire questi discorsi in relazione al Tusa Francesco? No, che io ricordo questa sola volta. Senta, mentre per quanto riguarda il Tusa Lucio, sa di cosa si occupasse nell'ambito dell'organizzazione? No. La domanda è già stata posta, è già risposto, mi pare che sia, si accoglie l'opposizione. Sa che attività svolgesse il Tusa Lucio? Ma so che tutti e due i fratelli avevano un mobilificio qui in Viale Vittorio Veneto, però non saprei essere preciso, non ci sono mai stato io. E come sa invece dell'esistenza del mobilificio? Lo so perché si parlava all'appuntamento, sono stato da Francesco, mobilificio, lo sapevo che esisteva questo mobilificio, l'avevo sentito parlare nell'ambito della nostra organizzazione. Senta, lei ha detto che ha conosciuto anche il Tusa Lucio. Sì. Ricorda in che occasione ebbe di incontrarlo e se lo dovesse ricordare, se ricorda anche se vi fossero altre persone nell'occasione in questione? Non mi ricordo di preciso, mi sembra che una volta era lui con suo fratello Francesco a Mascalucia, una delle volte che io l'ho visto. A Mascalucia dove? Presso il baretante che cercava un appiero, però ripeto, di sfuggito così. Senta, però lo conoscevo chi era. Lei sa per quali ragioni il Tusa Lucio e il Tusa Francesco cercavano... No, io l'ho visto lì, poi sono andato via, non lo so. E ricorda qualche altra occasione in cui ha incontrato il Tusa Lucio? Poi l'ho rivisto qui in carcere. Ha avuto modo di discutere in carcere con il Tusa Lucio? Sì, si parlava, era nella stessa sezione dove ero io. Avete mai discusso in carcere di affari attinenti alle organizzazioni? No, completamente.
Senta, lei ieri ha riferito della Madonia e dei rapporti che il Madonia aveva con appartenenti alla vostra organizzazione o all'organizzazione della Santa Paola, anche in relazione al settore degli stupefacenti. Lei sa come il Madonia tenesse questi rapporti con gli esponenti della vostra organizzazione o con esponenti dell'organizzazione del Santa Paola? No, non lo so. Lei ha detto che il Piero Puglisi si riforniva dal Madonia. Lei sa se questi rapporti fra il Puglisi e il Madonia fossero rapporti diretti o fossero rapporti attraverso interposte persone? Detto che non sa come i rapporti li tenevano, gli dobbiamo fare dire quello che non sa per forza? Ma non lo dico quello che non so, Fogato. No, non è rivolto a lei, signor Graziosi, è un'opposizione mia informulata impropriamente, cioè nel senso che stavo motivando prima di dire che c'era opposizione. Ha già detto che non sa come Madonia teneva i rapporti con l'organizzazione del Santa Paolo e del Pulvirenti. Quindi mi pare che Madonia teneva i rapporti con l'organizzazione del Santa Paolo e del Pulvirenti. Quindi mi pare che la risposta sia esaustiva e omnia comprensiva. Si accoglie l'opposizione, almeno per il modo in cui è formulata la domanda. Beh, io però ho fatto riferimento a una circostanza riferita ieri dal signor Grazioso con riferimento alla posizione del Madonia, cioè che il Madonia forniva sostanza stupefacente al Piero Puglisi. Adesso io chiedevo se i rapporti fra il Madonia e il Puglisi fossero rapporti diretti o fossero rapporti indiretti, cioè attraverso altre persone. Su questa particolare specifica domanda sussiste l'opposizione? Ritengo di sì, perché nel momento in cui lui dice che non sa i rapporti delle organizzazioni, è chiaro che ha detto che non lo sa come questi rapporti siano diretti o indiretti o tramite altre persone. Io sento che nei confronti dei Puglisi, sì, limitatamente a Puglisi, lo capisco, siccome Puglisi è appartenente, dico, si presume nella logica accusatoria appartenente, comunque ripeto a dire Presidente. Comunque non, siccome l'ho inquadrato ora esattamente il problema, io torno sulla mia decisione precedente. Per quanto riguarda questa specifica domanda, può rispondere. Io ho detto Madonia perché so che il Francesco, il nipote, gliela dava a Piero e questa cosa era di Madonia. Per questo ho detto in questo modo. Madonia okay. Dava la droga a Piero in riferimento al nipote Francesco. Poi so che Piero si è incontrato con Madonia diverse volte, perché una volta ero da mio suocero in campagna e si parlava che si aveva incontrato Piero con Madonia e si scherzava che Madonia, non mi ricordo la battuta che ci aveva detto. E sono venuto a conoscenza che Piero si era incontrato con Madonia, però non so dove e non ci ho chiesto. Non ricorda neanche l'epoca in cui avvenne questo discorso? Ma sempre nel 90, ma non mi vorrei sbagliare, verso il 90. E dove eravate quando il suo suocero ebbe a fare questo discorso? Ma eravamo in una casa dove era la detante mio suocero, c'era Piero, c'ero io, c'erano altre mie cognate. Basta Domenico, lo conosce? Sì, mi sembra di sì, però non lo ricordo. Basta Domenico, non mi sto ricordando chi. Zuccaro Carmelo? Sì. E sa se appartenga o meno a qualche organizzazione lo Zuccaro Carmelo? Sì, questo con Santa Paola. Lo conosce personalmente? Sì, sì. In che epoca l'ha conosciuto? Ma io lo conoscevo questo anche di vista, non l'ho frequentato mai, solo che lo sentivo sempre parlare, Zuccaro, 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 poi ho avuto modo di conoscerlo qui, no, di rivederlo qui in carcere.
Mentre circa l'appartenenza all'organizzazione del Santa Paola? Lo so perché si parlava con noi, i miei fratelli, si parlava di questo Zucchero Carmelo. Ricordo l'occasione in cui se ne ebbe a parlare? No, nei vari discussioni che si faceva così. Senta, lei ha avuto modo mai di discutere con il Carmelo Zucchero di fatti attinenti alle organizzazioni in cui eravate inseriti? No, no. Quando è stata l'ultima volta in cui in stato di libertà ha incontrato lo Zucchero? Non mi ricordo. Zucchero Giovanni lo conosce? Sì. Sa se appartiene a qualche organizzazione malavitosa? Ma anche questo qui appartiene a Santa Paola. Come lo sa? Sempre solo del discorso che lo sentivo dire, lo sentivo nominare questo Zucchero Giovanni. Senta, lei l'ha conosciuto personalmente lo Giovanni Zucchero? Giovanni Zucchero? Sì, sì. In che epoca? L'ho rivisto qui in carcere, sempre di fuori così, no, non l'ho mai frequentato, però lo conoscevo, sapevo chi era. Lo frequentava in che senso? Cioè non lo frequentavo. Ah, non lo frequentavo. Quindi non ha avuto mai modo di discutere con lo Zucchero? No, mai, mai. Sa che ruolo avesse nell'ambito dell'organizzazione del Santa Paola? Non lo so. Mentre per quanto riguarda Zucchero Carmelo, di cui le chiedevo prima, sa che ruolo avesse nell'ambito? No, lo stesso. Zucchero Nunzio lo conosce? Sì. Sa se fa parte di qualche organizzazione malavitosa? Sì, anche lui. Anche lui che cosa ha? Con Santa Paola. In che epoca l'ha conosciuto, lo ricorda? Ma anche lui, come lo conoscevo, sapevo chi era, poi l'ho rivisto in carcere. Ha avuto modo mai di avere rapporti con lo Zucchero? Io personalmente no. No. Sa che ruolo avesse nell'ambito dell'organizzazione? No. E in carcere ha avuto modo mai di discutere con Nunzio Zucchero? No, assolutamente. Quindi le notizie circa l'appartenenza all'organizzazione del Santa Paola? L'ho sentito dire dei miei fratelli, lo sapevo da Piero, lo sapevo che apparteneva a Santa Paola Nunzio Zucchero. Ma questo lei l'ha saputo in carcere o lo sapeva? No, lo sapevo da fuori. Zucchero Domenico lo conosce? Non mi so fiere questo chi è. Per il momento abbiamo finito, Presidente.